Ciao a tutti, bentornati in Cucina con Agnese. Oggi prepareremo una quiche all'ortolana alle erbe di Provenza. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono un rotolo di pasta brisée, 150 g di pancetta, sciglietela dolce o affumicata come volete voi, 4 cucchiai abbondanti di panna da cucina, 200 g di pomodorini ciliegia che ho lavato e tagliato a metà, 4 uova, un cucchiaio raso di erbe di Provenza, ci serviranno dei peperoni arrostiti. Io ho scelto di utilizzare per questa ricetta dei peperoni corno, ma potete utilizzare benissimo anche gli altri peperoni. Li fate arrostire sotto il grill nel vostro forno, li chiudete in un sacchetto di carta, li spelate e li utilizzate per questa ricetta. Ci servirà poi della noce moscata, del pepe e del sale. Il forno si sta preriscaldando a 180 gradi e quindi mettiamoci subito a cucinare. Come prima cosa rompiamo a falde questi peperoni che erano congelati e come vedete erano interi. Fateli tutti quanti. Non c'è bisogno di essere precisi con il coltello perché poi vanno a finire dentro la vostra torta salata. Quindi non si vedranno, o meglio, non si vedranno se sono tagliati perfettamente. Andiamo ad aggiungere i pomodori, metà delle erbe di Provenza, un pizzico di sale, non tanto perché poi andremo a salare anche le nostre uova, una grattata di pepe. Con un cucchiaio ora andate a mischiare tutto quanto. Mettiamola da parte per una decina di minuti e lasciamo amalgamare bene tutti i sapori. Io ho preso una tortiera del diametro di 28 cm, va benissimo anche da 26, non vi preoccupate. Srotoliamo la nostra pasta brisée e cerchiamo di farla, se avete questo tipo di tortiera, penetrare bene bene dentro i bordi. Mettiamola un attimo da parte, prendiamo questa ciotola e andiamo a sbattere. Andiamo prima di tutto a rompere 4 uova. Andiamo ad aggiungere 4 cucchiai abbondanti di panna, un pizzico di sale anche qui, mezzo cucchiaino da tè, non di più mi raccomando, se no il sapore poi è troppo forte, di noce moscata e sbattiamo bene con una forchetta tutti gli ingredienti. Ora aggiungiamo il nostro composto liquido all'interno della torta. Delicatamente cerchiamo di distribuirlo in modo uniforme. E aggiungiamo, usate le mani naturalmente pulite, i pomodori. Io alcuni li ho lasciati interi per decorazione, altri invece sono tagliati, i peperoni, e per finire la pancetta. Verrà certamente una torta salata saporitissima. Noi oltretutto abbiamo avuto la fortuna di portare la pancetta dal sud, dalla Basilicata, quindi questa pancetta è veramente piena di sapori. E come ultimo ingrediente la rimanenza delle erbe di Provenza. Questa torta salata adesso va nel vostro forno preriscaldato a 180 gradi per circa 30 minuti. Mi raccomando, controllate anche voi la cottura del vostro forno, potrebbero servire 5 minuti di più, 5 minuti di meno. Ci vediamo dopo per il risultato.
Eccoci qui la nostra quiche all'ortolana con le erbe di Provenza e pronta per essere gustata. Noi l'abbiamo appena tolta dal forno, mi raccomando anche voi lasciatela intiepidire un attimo prima di servirla, accompagnandola a una freschissima insalata per esempio. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta, ricordatevi che sul sito cucinaconagnese.it trovate la lista degli ingredienti e tutti i passaggi per replicarla anche voi. E se la fate, mi raccomando, fatemi vedere qualche foto, mi farebbe un sacco piacere vedere le vostre creazioni. Ci vediamo domenica prossima! Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.